Buonasera. Buonasera. Allora, molti di voi ci hanno scritto perché sono rimasti felicemente impressionati dalle riletture che abbiamo fatto dei grandi capolavori e capolavori dell'arte. E allora oggi, come suol dirsi, a grande richiesta, vogliamo riproporne degli altri, proprio perché questa nostra rivisitazione è servita anche per riavvicinare la gente al genio dell'artista. Quando, ad esempio, noi ti trovi davanti al Davide di Michelangelo, ti senti una nullità, ecco. Eppure anche lì c'è dentro una parte di tutti noi. E in quel marmo c'è un frammento che ci riguarda. Ed è questa la magia del genio di Michelangelo. Grazie, grazie Michi, perdonate se lo chiamo familiarmente così, grazie per esaltarci con questa tua meravigliosa complicità che ci fa sentire tutti un po' artisti. Ho ascoltato con estrema attenzione l'esimio professore e devo constatare che dà una prolusione, per la verità, molto, molto credibile. Grazie, professor Sgarbi. Ha inanellato una serie impressionante di cazzate. Come dice che cazzate? Di cazzate. Se questo significa avvicinarsi all'opera d'arte, ha sbagliato completamente binario. No, mi scusi, professore, io stavo prima dicendo... L'esaltazione del genio è tutta un'altra cosa. Sì, ma i frammenti di quel marmo... Ma cosa c'entrano? Che cazzo c'entrano i frammenti di marmo? E poi che cosa c'entra chiamare Michelangelo Michi? Chi è Michi? Chi è Michi? Tua sorella? No, è tua sorella? Non è Dillo, cosa... è tua sorella? No, era un modo familiare. È tua sorella? Non è mia sorella. Non sarà. Ma cominciamo proprio con Michelangelo. Cominciamo proprio con Michelangelo, con il suo capolavoro, il Giudizio Universale. Da qui vorrei isolare una figura che ben simboleggia la caducità dell'essere umano. Guardate con estrema attenzione questo soggetto che sembra dirci... Ho una dissenteria che mi si porta via. Sofferenza virale che l'arte sa proiettare fino ai giorni nostri, come in questa tela di Magritte, che vedete qui, molto intensa, dal titolo... Ma non bastava la mascherina? La mascherina che diventa morale. Maschera morale, che è un protagonista della pittura fiamminga Jan van Eyck, che sicuramente non conoscete perché siete capre. No, io lo conosco. Non... Ma che tu lo conosca è il minimo sindacale! Non si arrabbi, professore. Un... La maschera morale, dicevo, che si annulla attraverso questo ritratto, osservatelo. Nel volto di questa figura femminile si coglie perfettamente il suo pensiero. Si vede dallo sguardo, dalla profondità dello sguardo. Certo. La vede questa profondità? La vedo, professore. Ecco. E che cosa sembra dirci? Chi è? Che cosa dice? Mi sa che mio marito mi tradisce. Vediamo qui invece come la pittura e l'arte in generale siano in grado di preconizzare anche il futuro più prossimo. La tela è del 1400, eppure il soggetto, nonostante sia del 1400, il soggetto è... Il giovane Putin. Passiamo ora a uno stupefacente Amedeo Modigliani. E al tributo che l'artista livornese fa della figura della donna, come nella delicatezza di questo ritratto che sembra suggerirci. Sono 3 giorni che sono bloccata con sta cervicale. Ridurre il fascino di una donna a uno squallido torcicollo. Ma è lui che l'ha dipinta così. Vergogna! Questo è un autentico stalking pittorico, no. Stalker! Ma no, professore, stalker, ma no, stalker. No, su, per cortesia. Grazie. E lui non ne ha, e allora prende i miei. La bellezza ritorna prepotentemente protagonista in questa tela del XV secolo, dal titolo... I capelli me li ha fatti Federico Fashion Style. Vai avanti tu. No, professore. No, dove va? Vai avanti tu. Professor Sgarbi. No, vai avanti no, tu. Professore, aspetti. Vai avanti tu. Aspetti. Vai avanti. Devi andare avanti tu. Devi andare avanti lui. Sì. Va avanti lui.
Vai avanti tu. Se questo qui è l'approccio alla cultura, vai avanti tu. Che cosa c'è dopo? Una scultura di Barbara D'Urso? Presentala! Senta, dottore, io mi sono rotto anche un po' i coglioni, per cortesia. Che lei, questo modo di vedere l'arte, tutto... Cioè, l'arte deve essere di dominio pubblico, non è una cosa solo per iniziati. E andiamo, via! Calma. Devi stare calmo. Sì. Io sono per il dialogo. Sì. Sono per... E non posso tollerare l'aggressività! Certo. E passiamo alla prossima opera, una scultura di Barbara D'Urso. Ma lo vedi? Che mi fai confondere? Ma non è colpa mia! Che cosa facciamo adesso? Questo, capolavoro. Capolavoro, questo è il capolavoro di Marc Chagall. Esponente massimo del simbolismo onirico, con questa sua tela dal titolo... Quest'anno abbiamo vinto Ballando con le stelle. Ecco, siamo passati da Barbara D'Urso alla Carlucci. Ci manca allora a questo punto anche Malgioglio e facciamo un trittico. Veniamo adesso a questo dipinto di Luca Signorelli. Il soggetto è? Malgioglio. Malgioglio, cristiano appunto. E proprio la cristianità si sublima in questa scena biblica dove l'artista fa dire a questo povero reietto qui steso. Ma non è un po' troppo per un otite? Per un otite, ecco. Ma per l'ultima opera vorrei la vostra massima attenzione. Mi fanno incazzare perché ridono anche. No, vabbè, ma è normale, non si arrabbi. Vada. La cultura romana qui è esposta. La scultura. Parla di quanto fossero democratici gli antichi romani, tanto da dedicare le sculture non solo a imperatori e condottieri, ma anche a persone comuni, persone umili. Certo. Non tutti sa, certo non è vero, perché certo. Lei dice certo tanto per dire. No, certo per non dire. Non tutti sanno, ad esempio, che a Porta Maggiore, a Roma, sì. C'è un monumento dedicato a un fornaio, sì. Mentre qui, invece, questo ritrae chi? Un falegname. Meraviglioso! Meraviglioso! Sì. E da che cosa ha detto finalmente una cosa esatta? Un falegname. E da che cosa lo si capisce? Perché era un maestro della sega. Ma vai a fanculo, vai! Basta! Professore, aspetta! Basta, ma basta! Tullio Solenghi, Massimo Lopez!